Un mese complesso, come è complesso per tutti, un mese di restrizioni dovute all'epidemia, e tuttavia stiamo lavorando all'interno del museo molto per prepararci alla riapertura, quindi a breve termine, ma anche con una prospettiva più lunga, avendo come linea guida il fatto di ripensare il museo, la collezione permanente, e riapriremo quindi entro il 2021, anzi, apriremo per la prima volta al pubblico entro il 2021 alcune sale del secondo piano, allestendovi la pittura del Settecento e spostando la collezione Volponi, quindi dandogli veramente il ruolo chiave che questa collezione richiede. Contestualmente stiamo lavorando anche a un progetto di mostra che comincerà dunque nel mese di maggio, fine maggio, inizio di giugno, che sarà, diciamo, la mostra conclusiva di questo percorso ce di celebrazione di Raffaello. A termini più lunghi, quindi nel 22, proseguiremo il nostro lavoro di riordino della collezione permanente, una collezione che merita di essere veramente ripensata nel suo rapporto con il palazzo, e quindi rimettendolo al centro della visita dei nostri avventori, ai quali vorremmo raccontare di più delle opere che conserviamo, di più sulla loro storia, sulla storia dei loro artisti, e quindi vorremmo cercare di essere sempre di più un museo che comunica, che è aperto e che diventi veramente un'esperienza sia all'interno di un più ampio discorso sulla storia dell'arte italiana ed europea, sia proprio raccontando la storia specifica della pittura nella regione delle Marche, una storia che diventerà un racconto e che spero interesserà sempre di più il pubblico. Noi chiuderemo comunque il centenario con una mostra importantissima sull'arte di Raffaello e gli arazzi. Sa che Raffaello ha avuto questo ruolo così importante nel rinnovamento dell'arte tessile. Per il 22 stiamo preparando una mostra, anche questa è una mostra celebrativa, questa volta non su Raffaello, ma sul Granduca Federico, al quale Urbino tanto deve, che festeggia proprio il centenario nel 22, e organizzeremo quindi una mostra importante con prestiti veramente ragguardevoli per raccontare quel momento importantissimo che è stata Urbino, capitale delle arti, e la città proprio al centro di una riflessione che è stata in qualche modo la riflessione del Rinascimento italiano. Urbino è un sito UNESCO, è un luogo di una bellezza pura, veramente in qualche modo preservata, non toccata dall'invadenza barbarica della modernità, e tuttavia con alcune difficoltà strutturali. È un luogo in cui è difficile arrivare, per cui bisogna avere strategie che permettano a questo centro meravigliosamente preservato di essere però poi in rapporto con il mondo, quindi in qualche modo anche fare delle richieste alla regione per essere maggiormente e meglio collegati con il resto del mondo.